Buongiorno a tutti ragazzi, bentornati nel canale. Come di consueto ringrazio tutti quelli che stanno facendo le donazioni e ringrazio tutti i nuovi iscritti. Siamo pronti per andare a vedere la seconda fase del nostro comodino. Iniziamo. Sì, a ieri eravamo rimasti così. Oggi andremo innanzitutto a incollare i nostri compensati in modo da curvarli e andiamo avanti con il nostro progetto. Procediamo. Allora ragazzi, abbiamo preso un foglio di pioppo da 3 mm, ok? Ora ovviamente, essendo che noi dobbiamo andarlo a curvare, se mettessimo la venatura dritta farebbe più forza a piegarsi, anche se questa poi in effetti non è una curva molto accentuata. Comunque noi useremo la venatura per questo verso e andremo a incollare su sto pezzo per questo verso, perché in questa maniera ha molto più elasticità. Quindi cosa facciamo ora noi? Andiamo a tagliare quattro pezzi, perché ne incolleremo due su questo e due sull'altro fianco, un po' più larghi del nostro fianco e un po' più alti. Taglieremo quattro pezzi così, a occhio. 2, 3, 4. Procediamo. Fatto ragazzi i nostri quattro pezzi di compensato. Come avevamo detto prima, l'abbiamo tagliati con la venatura per così, per incollarli poi sul pezzo in questa maniera, ok, in modo che curva. Se noi l'avessimo fatto per questo verso, curverebbe lo stesso ma farebbe molta più forza. Quindi ora cosa facciamo? Noi prendiamo i nostri pezzi, leviamo la nostra bava che la nostra scintilla ha lasciato con un po' di carta vetro, ripetiamo l'operazione in tutti e quattro pezzi e procediamo per l'incollaggio. Allora ragazzi, arrivato a questo punto cosa faccio? Prendo il mio compensato per la venatura giusta che devo andare a piegare, lo lascio abbondante da entrambi i lati e vado a marcarmi la centratura dei miei listelli tenendolo abbondante. Ragazzi, giro a retro tenendo sempre abbondante da tutti i lati, vado a marcarmi la centratura anche dall'altra parte, poi prendo un listello con un lato dritto e vado a tirarmi delle righe a congiungere le due estremità che sono andate a marcare in precedenza. Così ho i punti di fissaggio per il mio compensato e procedo col prossimo step. Allora ragazzi, il risultato è il seguente. Ora cosa faccio? Vinavil, vado a dare la colla sulle quattro curve. Io ora le viti le ho lasciate perché a me non dà fastidio, volendo potevamo anche toglierle, ma le lasciamo, non ci interessa. E diamo un bel po' di colla abbondante, soprattutto bene nelle punte ragazzi, perché dove il compensato fa forza poi ovviamente è nelle punte. Diamo un po' di colla alle quattro curve. Bene nelle punte. Fatto questo, prendo il compensato che ho marcato, lo metto in modo da centrare la riga sulle nostre curve
giriamolo con la messa al contrario, nelle nostre curve, lascio abbondante da una parte, controllo la centratura anche dall'altra parte e con la graffettatrice vado a graffettare dal centro sulle mie righe. Ora ragazzi, abbiamo fissato il centro, posiamo la nostra graffettatrice, il peso della nostra graffettatrice già abbassa il compensato e andiamo a ripetere l'operazione fino in fondo. Ragazzi, abbiamo marcato ovviamente dove finisce la nostra curva in modo da non dare le graffette nel vuoto e andiamo avanti a graffettare il nostro pezzo. Diamo l'ultima qua nell'angolo. Importante che prenda da un lato, tanto poi le andremo a rimuovere. Giriamo il pezzo e ripetiamo anche qua. Andiamo a dare le graffette come dall'altra parte. Ora ragazzi, fatto questo, con un martello andiamo a dare dei colpetti a spianare bene le nostre graffette, perché la nostra graffettatrice è quella da hobbista, ragazzi, non le spara proprio bene 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 dentro, eh. Fatto questo ragazzi, prendiamo l'altro pannello di compensato e andiamo a ritracciare ovviamente di nuovo la nostra centratura fatta ragazzi. Abbiamo buttato giù le nostre graffette in modo che non spuntino. Ora diamo un po' di colla, stavolta ovviamente a tutto il pannello. Diamola bene sempre nei bordi ragazzi, perché dove è importante, proprio dove il compensato fa forza quando lo andiamo a piegare. Quindi una bella manina di colla bene nei bordi, bella liquida. E poi andiamo a dare la colla anche su tutto il nostro compensato. Fatto questo ragazzi, prendiamo il nostro secondo e ultimo compensato, ci mettiamo centrati sulla riga di sotto, guardando che comunque il compensato sbordi ovunque, anche il secondo rispetto al nostro primo. Visto che va tutto bene, ripartiamo dal centro e ripetiamo l'operazione che avevamo fatto prima. Giriamo e ripartiamo per fare l'ultimo lato. Ecco fatto ragazzi, andiamo a vedere il risultato. Allora ragazzi, abbiamo graffettato i due compensati, va messi doppi perché il primo può avere una leggera ondulazione, col secondo leviamo tutte le gobbe e tutti i problemi che possono essere derivati da uno spessore minimo di compensato. Come possiamo vedere, abbiamo graffettato il nostro fianco e possiamo notare che è bello aderente alle nostre curve. Se così non fosse, potete mettere un tacco in fondo da ambedue i lati e mettere due morse per tenerlo schiacciato. Ma ora lasciamo un attimino asciugare i fianchi e andiamo a occuparci di un'altra cosa. Allora ragazzi, mentre che asciugano i due fianchi tondi, io ho preparato base e cappello con lo stesso sistema di prima. Quindi ora svito le due viti che li tengono insieme e in uno di questi due ragazzi, sul davanti, andremo a fissare un listello. Io l'ho fatto 3 cm, sarà il nostro zoccolo, ok?
Quindi noi ora lo andiamo a montare in un modo molto fai da te. Facciamo tre fori. Diamo un goccino di colla sotto e lo andiamo a fissare a filo davanti con tre viti dal di sotto, che poi ovviamente queste tre viti non si vedranno perché rimarranno in terra. Quindi diamo tre vitine. Ci teniamo a filo davanti, poi ovviamente andrà tutto impellicciato, ragazzi. E questo poi sarà il nostro zoccoletto del nostro comodino. Ragazzi, base, cappello, li lasciamo un attimo da parte e andiamo a riprendere i nostri fianchi che nel frattempo sono asciugati. Ora cosa dobbiamo andare a fare? Dobbiamo andare a rifilare ovviamente tutto lo spessore in eccesso nei nostri fianchi, perché questo l'abbiamo già squadrato di misura. Quindi con il nostro sistema della Dima che vi ho spiegato qualche video fa per rifilare il compensato, andiamo a pareggiarlo sfiorando proprio il nostro fianco in modo da levare tutto l'eccesso di compensato e portare il fianco a finitura. Procediamo. Ragazzi, la dima per rifilare che avevamo fatto nel video, abbiamo alzato ovviamente la lama ad arrivare all'altezza da mangiare la nostra curva completa. Quindi noi andiamo a posarci e andiamo a rifilare tutto il compensato a perimetro. Incominciamo. Abbiamo rifilato il nostro compensato, abbiamo toccato appena appena la graffetta, ma sono graffette di alluminio, alla lama non fanno quasi niente. Quindi alla fine abbiamo spianato tutto il nostro fianco perfettamente a filo senza lasciare sbavature e ovviamente l'abbiamo portato completamente a pari del che avevamo costruito in precedenza. Praticamente poi alla fine della fiera verrà un affare del genere, no? Per farvi capire, vediamo se riesco a farvi vedere già un primo risultatino. Anche in questi momenti, ragazzi, dovrei essere un polpo e avere quattro mani. Allora, questi dovrebbero rimanere così. Ora faccio una bella figuraccia che mi cade tutto e questo sarà il suo cappello. Eccoli, più o meno l'effetto ora è un affare del genere. Poi nel prossimo video andremo a montare, a fare l'incastro per la spalla, monteremo il pensile e inizieremo a fare altri tipi di lavorazione. Ora tiriamo giù tutto. E per questo video, ragazzi, è tutto. Abbiamo fatto le nostre curve, abbiamo fatto i nostri fianchi, abbiamo completato l'interaiatura del nostro comodino.
Ci vediamo nel prossimo video per continuare questo progetto. Ringrazio tutti i nuovi iscritti, ringrazio tutti coloro che stanno continuando ad aiutarci, a sostenerci con il canale, con le donazioni. Che dire, continuiamo così e ne vedrete delle belle. Un saluto da Diego.